Ieri a Tricarico, a partire dalla Belvedere di Via Appia fino ad arrivare al centro storico, si è svolta la terza edizione del Raduno delle Maschere Antropologiche, un evento che per il terzo anno consecutivo ha portato nella città arabo-normanna maschere da tutta Italia e migliaia di visitatori. L'evento è stato organizzato dalla Proloco in collaborazione con la Regione Basilicata, l'azienda di promozione turistica della Basilicata, la città di Tricarico, l'Unione Nazionale delle Proloco d'Italia e la Federazione Europea delle Città del Carnevale. Intanto, che cos'è una maschera antropologica? Queste manifestazioni sono espressioni di una collettività e come tali espressioni della cultura e della parte più intima di una popolazione più o meno ampia, di un raggruppamento più o meno ampio di individui, e in questo senso è certamente antropologicamente interessante poterle valutare e considerare per come vengono vissute ancora ai giorni nostri. A prendere parte all'iniziativa di quest'anno in primo luogo gli 8 comuni che fanno parte della rete delle maschere antropologiche lucane, che hanno firmato un protocollo d'intesa alcuni mesi fa. In testa c'erano le maschere di Tricarico, padrone di casa, poi Daliano le maschere cornute, Cirigliano con le stagioni, Lavello con il domino, Montescaglioso con il carnevalone, San Moro Forte con i campanacci, Satriano con Urummit e poi ancora l'orso di Teana. Insieme a queste, altre maschere dall'Italia e dall'Europa. C'è un gruppo di Krampus che sono i diavoli delle Alpi, che arrivano tra la Svizzera, sono un gruppo, diciamo così, variegato, Svizzera e Austria. Ci sono le valli della Lombardia, le valli alpine della Lombardia e le valli alpine della Valle d'Aosta, c'è Allen, c'è Valtorta, ed è la prima volta che questi carnevali si spingono a sud, diciamo così. Stessa cosa possiamo dire per alcuni carnevali della Sardegna, quello di Gavoi per esempio non è mai uscito dalla regione, e questa è una cosa che ci fa grande onore, vuol dire sostanzialmente che il percorso che abbiamo intrapreso è il percorso giusto. In chiusura, gli auspici per il prossimo anno. La prospettiva principale è quella di far diventare questa manifestazione sempre più elemento di studio e di conoscenza. Oltre all'elemento spettacolare di vedere tutte questi gruppi, queste maschere insieme, ha un effetto impattante decisamente notevole, si avrà anche la possibilità di conoscere in maniera approfondita ogni singola maschera, perché ci si è proposti di fare in modo che anche i semplici visitatori possano attingere a queste conoscenze.